La decisione della regione di definanziare il gruppo di azione locale Monti Lepini? Una decisione che non coinvolge Bassiano e la sua scelta di uscire dal progetto. E Domenico Guidi, sindaco di Bassiano, a parlare del GAL dopo la decisione di togliere il finanziamento da 5 milioni di euro al gruppo presieduto dall'ex sindaco di Cori, Tommaso Conti. Erano in tanti a credere che il definanziamento fosse stata la diretta conseguenza dell'abbandono del progetto da parte di Bassiano, con la conseguente discesa nella graduatoria fino ad arrivare all'esclusione. Il sindaco dimostra come la scelta della regione non sia stata influenzata dall'abbandono di Bassiano. Dalla nota inviata dalla regione che conferma che il GAL non ha ottenuto il finanziamento si evince chiaramente, infatti, che il motivo è legato ai ritardi dello stesso GAL nel presentare il riconoscimento della personalità giuridica, problema che enti interessati hanno cercato di risolvere, evidentemente non riuscendoci. Nessun accenno a Bassiano, come Guidi tiene a precisare. Non ero d'accordo nei principi fondatori e avevo chiesto una modifica dello statuto, spiega il sindaco, che evidentemente gli altri soggetti interessati non gradivano. A quel punto abbiamo deciso di uscire, proprio a tutela dei nostri territori. Domenica 22 ottobre, alle ore 10, sarà inaugurata la mostra Le vie dell'arte allestita a Cori, nei locali dell'Art Café, organizzata dallo staff del bistro di Via Madonna del Soccorso. Ci sono circa una quarantina di opere, per lo più ritratti di uomini e donne, che spaziano dalla pittura, olio su tela, a quella su stoffa fino alla fotografia, passando per i fumetti e i dipinti ad acquerello e a pastello. Il percorso espositivo suggerito rappresenta una sorta di passeggiata emozionale tra le diverse espressioni artistiche presentate, seguendo il sentiero interiore dell'animo umano come raccontato nei volti passati in rassegna, disegnati o fotografati, stilizzati o particolareggiati, a colore o in bianco e nero. Gli artisti coinvolti sono Maurice Modena e Michela Magni, pittore e fumettista di Cisterna di Latina, Caterina San Martino, pittrice di Anagni, Clarice Mele e Laura Mele, pittrice su abiti e autoritrattista di Artena, Graziano Vendetta, pittore di segni, Mario Angelo, fotografo di Rocca Massima. Dopo l'apertura collettiva, i lavori di ciascuno verranno riproposti separatamente, a rotazione, per un mese. Prosegue con successo la mostra Sinuosità dell'alluminio, presso lo spazio Comel di Latina. In esposizione le opere dei 13 finalisti della sesta edizione del premio Comel. 13 modi diversi di fare arte, che sono stati selezionati da una giuria di esperti. Le opere, arrivate da tutta Italia e da diverse parti d'Europa, saranno in esposizione tutti i giorni dalle 17 alle 20 fino a sabato 28 ottobre. La mostra si chiuderà con la cerimonia di consegna del premio della giuria che decreterà il vincitore dell'edizione 2017 con la consegna del premio del pubblico. Infatti fino a domenica 22 ottobre, i visitatori della mostra potranno votare, scegliendo le tre opere preferite tra le 13 in esposizione, e così partecipare attivamente alla scelta del vincitore. All'opera che avrà ricevuto più preferenze sarà assegnato il premio del pubblico. Tutti sono invitati a votare, non occorrono competenze specifiche, solo passione. I vincitori del premio Comel saranno protagonisti di una personale presso lo spazio Comel e riceveranno delle targhe commemorative. Il presidente della provincia, Eleonora Della Penna, ha approvato con decreto il programma triennale delle opere pubbliche. Al netto dei fondi a disposizione per il 2018, per la manutenzione delle scuole e delle strade, l'amministrazione ha predisposto una serie di interventi ed opere pubbliche sia sul fronte della viabilità che dell'edilizia scolastica, per essere pronta ad investire le risorse, già stanziate e previste dal 2018 al 2020 dal governo nazionale ma che ancora devono essere messe concretamente a disposizione dell'ente. Questo piano triennale, afferma il presidente Della Penna, sul fronte dell'edilizia scolastica ci consente di non farci trovare impreparati visti i finanziamenti che contiamo di ricevere dal governo nazionale. I progetti predisposti dai nostri uffici, interessano tutto il territorio provinciale con opere che consentiranno di migliorare la nostra offerta scolastica.
La speranza è che a questo punto il governo e, per quanto di competenza la Regione Lazio, consentano alla provincia di fare il proprio lavoro garantendo i servizi essenziali che sono propri delle funzioni che le competono e che fino ad oggi, nonostante le difficoltà, sono stati svolti con serietà e competenza. Presso la Casa della Pace del Palazzo Comunale, alle ore 16, si terrà il primo incontro di presentazione dei corsi didattici alla presenza degli iscritti e dei docenti. Saranno presenti anche il consigliere comunale delegato alla cultura, Pier Luigi Di Cori, ed il sindaco Eleonora Della Penna. La scuola della terza età è un progetto che punta all'inclusione sociale degli anziani attraverso lezioni gratuite su materie come l'informatica, l'inglese e l'educazione civica. È tutto pronto, commenta il delegato alla cultura Di Cori, per dare il via ad un'iniziativa senza precedenti per Cisterna e che ha trovato grande interesse e richiesta di partecipazione. La scuola della terza età sarà un'ottima occasione per coltivare interessi culturali, conoscere meglio il nostro territorio ma anche l'opportunità di condivisione e socializzare con persone che nutrono gli stessi interessi. Siamo pronti a partire con un progetto del tutto nuovo a Cisterna, spiega Della Penna, sul quale abbiamo riscontrato una grande attenzione da parte dei cittadini. Infatti, le richieste di partecipazione ai corsi sono state molte, circa un centinaio, segno che in città c'è una forte domanda di iniziative culturali capaci di andare oltre l'intrattenimento e lo svago. Singolare e simbolica protesta quella messa in atto dai due consiglieri del comune di Roccagorda, Cammarone e Nardacci, presso Fiumicello. I due consiglieri comunali ci dicono: non sappiamo più cosa dire ai nostri cittadini ormai esasperati per questa situazione, che si protrae ormai da tantissimo tempo. Pur essendo consapevoli della grave crisi idrica non comprendiamo come mai quasi esclusivamente ai quartieri di Borgo Madonna il 28 maggio avviene l'interruzione del flusso idrico per diverse ore. Abbiamo proposto da Acqua Latina l'interruzione notturna su tutto il paese per avere l'acqua il giorno, al fine di alleviare le difficoltà dei cittadini interessati ma ci hanno risposto che non è possibile. Abbiamo proposto una turnazione per tutto il paese ma anche qui la risposta è stata negativa, sembra a causa di una valvola che il gestore dovrebbe acquistare ma che non acquista. Abbiamo messo a disposizione il personale comunale per azionare manualmente la famigerata valvola che consentirebbe l'interruzione in giorni alterni tra tutti i vicoli del paese in uno spirito di solidarietà e di collaborazione ma niente. A sentire Acqua Latina, sembra che non ci sia soluzione. Sabato 21 ottobre alle 17, nella sala conferenze del Museo Di Cori, si terrà la presentazione del libro Nostalgie del campanile di Ortensio Chiari. L'incontro fornirà l'occasione per scoprire questo scrittore coresi che quasi nessuno conosce, ma che tutti potranno apprezzare dopo averne conosciute le opere. Ortensio racconta la Cori dei primi decenni del secolo scorso, spiega Pietro Vitelli, scrittore, che presiderà l'incontro, e facendolo ci fa capire chi siamo noi oggi. Perfetto sconosciuto fino ad ora, nacque da famiglia benestante a Cori. Rimasto orfano, fu costretto a trasferirsi a Roma per lavoro. Non ancora ventenne partì come civile assieme alle truppe coloniali che il governo Giolitti inviò in Libia. Pur impegnato in molteplici attività, continuò lo studio dei classici. Pubblicò, su riviste e giornali, e intanto veniva componendo le sue opere principali, Nostalgie del campanile che parla dello svolgersi della vita del suo paese nei primi due decenni del Novecento. Due le nostalgie della guerra, che ricorda le sue esperienze in Libia. Ha inoltre scritto il libro Colloqui, in cui immagina di dialogare con personaggi, come Ovidio, Orazio e Lucrezio che hanno fatto la storia. Il sindaco Damiano Coletta ha premiato lo scorso lunedì pomeriggio l'impegno sportivo al femminile. Giulia Pezzella, campionessa italiana di ginnastica ritmica nella specialità Fune, Arianna Pappone, vice campionessa europea di fioretto, le ragazze e le allenatrici della squadra Enrico Mattei che ha conquistato di recente a Deboli la promozione in Serie A nella ginnastica artistica. Le ragazze sono state accolte nell'aula consiliare del Palazzo Comunale, e hanno ricevuto direttamente dalle mani del sindaco una targa come attestato di merito da parte dell'amministrazione per i risultati ottenuti.
siete protagoniste in discipline che hanno meno risonanza mediatica rispetto ad altre attività sportive e allora, ha detto Coletta alle atlete, questo riconoscimento è per farvi sentire la nostra attenzione perché siete un esempio per le vostre coetanee. Mi faccio portavoce di un grazie a nome di tutta la comunità di Latina. Si sono tenute ieri mattina davanti ai giudici della sezione di Latina del Tribunale Amministrativo Regionale le udienze sui ricorsi presentati da Giovanna Marchetti e da Luciana Lombardi, prime dei non eletti rispettivamente nelle liste sezze protagonista con Di Raimo e Di Raimo Sindaco, che hanno deciso di impugnare la decisione della Commissione Elettorale Comunale dopo le elezioni dello scorso 11 giugno, ritenendo che alcune schede considerate nulle in realtà potrebbero andare a loro vantaggio e far guadagnare ad entrambe quei voti utili per entrare nella massima assise cittadina al posto degli attuali consiglieri Francesca Barbati ed Ernesto Carlo Di Pastino. I giudici hanno deciso di analizzare nel dettaglio i verbali delle 22 sezioni, con particolare attenzione a quelle in cui si sarebbero verificate incongruenze rispetto alle altre. Il tribunale ha deciso, ferma restando l'ammissibilità dei ricorsi presentati da Marchetti e Lombardi, di aprire un'istruttoria per controllare quanto riportato dai presidenti di seggio lo scorso 11 giugno. Con l'eventualità, in tempi brevi, anche di riconteggiare le schede.